Presidente Renzi, questa volta ce l'ha sulla coscienza, era un disastro annunciato. Il 5 agosto le è stata mandata una lettera nella quale si chiedeva di sbloccare i soldi per poter agire sul territorio, sul dissesto idrogeologico che vede ogni volta franare parte di questo paese. Nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio si parla delle negligenze del governo, dei parlamentari accorsi a Genova a spalare fango, ma anche di proposte. Proposte che il Movimento 5 Stelle ha ormai da tanto tempo depositato. Noi vorremmo fare una proposta per aiutare i commercianti. I commercianti possono immediatamente fare un ordine ai loro fornitori, i fornitori spederanno immediatamente la merce e queste fatture verranno pagate dallo Stato. Questo eviterà il solito giro di soldi che dallo Stato viene dato alle regioni vengono date ai comuni e dai comuni quando e quanto arriverà veramente nelle tasche delle piccole e medie imprese, dei commercianti, non si sa mai. Poi abbiamo messo in campo delle proposte proprio di legge, sono depositate, quindi abbiamo la richiesta di un geobonus, quindi una defiscalizzazione al 65% delle opere contro il dissesto idrogeologico. Abbiamo una proposta per lo svincolo dal patto di stabilità dei soldi spesi dai comuni per opere contro il dissesto idrogeologico. Come potremmo noi dare l'assenso a una relazione che si poggia solo su nuove tasse? Voi non siete in grado di abbassare la pressione fiscale a piccole e medie imprese, a famiglie, in maniera significativa. Ma l'anno scorso questo Parlamento ha agevolato le banche per 20 miliardi. Siate onesti, parlate agli italiani, dite che avete previsto 50 miliardi di nuove tasse a partire dal 2016. E questa relazione dovrebbe avere la maggioranza assoluta di questo Parlamento e noi staremo molto attenti a vedere chi vuole nuove tasse e meno sviluppo per l'Italia. L'autoriciclaggio dovrebbe punire lo stesso malfattore nel momento in cui ricicla autonomamente il denaro. Ebbene, una cosa facile direi, abbastanza facile da scrivere, e invece no. Magistrati e pubblici ministeri andranno incontro a mille difficoltà nell'incriminare i malfattori. Sull'altra parte della proposta di legge abbiamo solo cercato di limitare i danni, ma non i danni per i beneficiari di questa misura, e cioè per i grandi evasori che accederanno a questo ormai famigerato condono fiscale. Passo dopo passo, con tanto impegno, siete arrivati a regalargli l'impunità totale, un atto ignobile e vergognoso. Pensi a luglio 2014, disse: in autunno non faremo nessuna manovra, non ce ne sarà bisogno, non date ascolto ai gufi. Renzi, sempre ad agosto 2014, disse che nella legge di stabilità faremo una manovra da 20 miliardi, per arrivare poi a fine settembre, quando Renzi disse la manovra sarà di 30 miliardi. E oggi invece cosa ha detto? Gentilmente, che gentilmente, se uno è in tema, scusi onorevole Pesco, se qualcuno è in tema o meno lo decido io. L'ultime due voci di questa prima parte riguardano 500 milioni per le famiglie. Il governo Renzi chiede 8 miliardi agli enti locali. Il grande rischio è che regioni e comuni taglino i servizi essenziali ai cittadini e aumentino le tasse, invece che tagliare i veri sprechi della politica. L'appello che ci sentiamo di fare è agli esponenti degli enti locali di tutti i partiti, affinché si faccia pressione su questo governo perché i cittadini non debbano pagare l'austerity voluta da Draghi e dall'Unione Europea. Prenderanno soldi nostri per fregarci delle cose che sono nostre. L'obiettivo è quello di ridurre le cosiddette 8.000 aziende partecipate dagli enti locali a 1.000. È evidente che per il servizio idrico è un provvedimento che va verso la privatizzazione. E se non c'è un appoggio da fuori delle associazioni fondamentale e che chiediamo, difficilmente riusciremo a intervenire sul governo. Devono vedere che perdono voti, altrimenti non se ne accorgono di quello che stanno facendo, del danno che stanno facendo. Io ci sto a mettere sul sito di Greenpeace la lista con i nomi e le facce dei parlamentari che questa porcata l'hanno votata. Io ritengo che quando si procede a una revisione della Costituzione si dovrebbe procedere nel modo più coerente possibile con quello che è lo spirito e la logica dell'articolo 138. Grazie. La riforma Boschi del Senato genererebbe un ostruzionismo di maggioranza, un bicameralismo informe con il rischio del concentramento del potere politico in capo all'esecutivo. Questo in estrema sintesi il parere degli esperti costituzionalisti invitati alla Camera dalla Commissione Affari Costituzionali. La riforma del Senato arriverà nelle prossime settimane tra i banchi di Montecitorio.
Partiamo da un concetto basilare. In questo Parlamento siamo tutti d'accordo sul fatto che i diritti umani e quindi le vite dei migranti vadano tutelati. Siamo tutti d'accordo che i flussi migratori siano un fenomeno naturale, ma su una cosa non saremo mai d'accordo, sulla vostra passiva schiavitù ai diktat europei. Ministro Alfano, non ammette, a sto governo il governo Renzi brancola nel buio, ma noi non demordiamo. Così come è avvenuto anche per lo sblocca Italia, del quale abbiamo presentato la nostra alternativa, ovvero l'attiva Italia, vi presentiamo oggi una lista di 7 cose che farebbe il Movimento 5 Stelle se fosse al governo. 1. Superamento della cosiddetta Convenzione di Dublino, un accordo che sfavorisce tutti, l'Italia perché è primo paese d'approdo e i migranti che non hanno alcuna intenzione di trattenersi nel nostro paese. È risaputo infatti che i migranti si rechino nei paesi più ricchi come Germania e Svezia e frequentatissimi sono gli episodi di autolesionismo pur di non farsi identificare. Esseri umani disposti a bruciarsi le mani pur di non farsi identificare. Questo avete creato. 2. Negli ultimi anni il prezzo della corrente elettrica all'ingrosso si è praticamente dimezzato all'ingrosso. Al dettaglio non abbiamo avuto nessun beneficio. Da sempre noi ci battiamo per ridurre le bollette energetiche, basterebbe pensare che negli ultimi 10 anni sono aumentati del 50% a fronte di un tasso di inflazione del 18-20%, quindi noi siamo stanchi di essere vessati e di avere le bollette oltretutto tra le più elevate in Europa. Questa è la Germania, questa è l'Italia, la Spagna e poi andiamo a vedere quello che costa. Non è più possibile sopportare veri e propri taglieggiamenti delle tasche con oneri inspiegabili. Per cui se il conflitto di interessi non si sta facendo, non è certo per colpa del Movimento 5 Stelle, ma per colpa del PD, che non vuole affrontare questo e sappiamo benissimo che il problema è perché non andrebbe più d'accordo con Forza Italia.